Quadrato Paciullo, il match è inizio, prima ripresa da Albero Bellini, il campionato italiano dei pesi leggeri. Avrete già notato che la struttura fisica dei due pugili si assomigliano, appare comunque più possente, indubbiamente Soggia a pantaloncini bianchi, il suo sfidante Paciullo pantaloncini gialli con bande blu, con strisce blu. Buon sinistro destro di Soggia al volto. Paciullo ha anche i baffi, questo è un elemento che può servire a identificare ulteriormente in maniera più precisa i due pugili. Un gancio destro di Soggia al volto, poi doppiato da un altro gancio sinistro, e il campione d'Italia che mette a segno i primi colpi in questo avvio di combattimento. Avete visto che Soggia in questa circostanza ha portato in apertura anche il montante destro, che è uno dei suoi colpi preferiti. È andato a vuoto peraltro con quel montante destro, e ora è il gancio di sinistro di Soggia che è andato a segno al volto. Appare più determinata l'azione del campione. Buona azione ora di Paciullo, che con la testa, dobbiamo dire, ha anche colpito involontariamente il suo avversario al viso. È a vuoto questo attacco di Soggia. Negli scambi sembra più efficace, almeno sinora, da quanto è dato vedere il campione, negli scambi a corta distanza, ma è un match ancora tutto da farsi. Buon gancio sinistro, ma in uscita poi è bravo il campione a recuperare con un altro gancio sinistro che ora doppia. Vedete, ha piegato le gambe in chiusura di round. Paciullo si è appoggiato alle corde e è riuscito quindi a non andare al tappeto. In una azione in cui era andato a segno Paciullo, c'è stata la pronta reazione di Soggia, pugile che sta mostrando grande potenza nelle sue braccia. In questa circostanza è stato il gancio sinistro, speriamo di poter rivedere al rallenti questa azione della fase finale. Eccola, ci sembra sia questa, speriamo sia questa. Dicevamo che dopo, ecco, vedete il gancio sinistro, una sventola portata da Paciullo. Ecco poi la reazione di Soggia, va alle corde, se questa è la fase che avevamo detto, vedete, ecco, infatti ora il gancio sinistro di Soggia va a segno, lo ha anche doppiato, vedete, si appoggia alle corde. Seconda ripresa. Paciullo riesce a non andare al tappeto, ma poi il suono del gong ha interrotto l'azione. Quindi una buona azione portata a termine dal campione d'Italia, mentre siamo al secondo round, in diretta da Albero Bello, campionato italiano dei pesi leggeri. Sul piano tecnico i pugili sono
più o meno simili come impostazione, hanno una guardia raccolta, partono sempre con un colpo d'apertura, usano il jab, solitamente partono col sinistro, poi doppiano col destro. Avete visto anche in questa circostanza, Soggi ha portato il jab sinistro e poi il gancio destro, ma è stato bravo Paciullo a colpirlo d'incontro col gancio sinistro. C'è un taglio in questa fase del match, un taglio al sopracciglio sinistro di Paciullo. Può essere una svolta del combattimento. I due pugili si sono forse colpiti con la testa, è stato uno scambio ravvicinato. Ci è sembrata una cosa del tutto involontaria, vediamo Paciullo notevolmente sconfortato, il taglio è evidente, c'è anche Navarra, Luciano Navarra che è barese, ex campione italiano, è stato campione italiano di superleggeri, dicevo è stato uno scontro con la testa. Sì, involontario, c'è stato un accenno, uno scambio e si sono urtati con la testa e purtroppo è successo un fattaccio. Vediamo adesso che succede, perché anche Soggi ha un leggero taglio, non sanguinava, era una ferita minima quella di Soggi, il medico della riunione, il dottor Fusaro di Ancona, ha controllato entrambi i pugili, vediamo ora cosa deciderà, se il combattimento andrà avanti o se ci sarà una sospensione, come ci pare di vedere. Entrambi i pugili sono feriti, è un caso non unico ma comunque insolito nel pugilato, c'è stato uno scontro, entrambi i pugili si sono feriti, ci sembra che ci si avvia, ecco ci dice appunto il medico che ci sarà un verdetto di non contest perché entrambi sono feriti. È lo stesso tipo di ferita, pertanto il combattimento non andrà avanti, una soluzione imprevista, una soluzione indubbiamente che spiace perché potevamo assistere ad un buon match, il match si preannunciava buono e a questo punto ovviamente ci sarà un verdetto di no contest che consentirà comunque a Soggi di conservare il titolo italiano dei pesi leggeri. Peccato per questa soluzione, comunque attendiamo che venga dato il verdetto ufficiale, vedete che già sono saliti sul ring i secondi, una conclusione che lascia un po' di stucco, peccato, dobbiamo dire con rammarico, proprio perché i due pugili stavano dando vita ad un bel combattimento, stavano mantenendo le promesse, erano due pugili pieni di molta combattività che si erano trovati di fronte qui ad Albero Bello. È uno sport spietato. C'era stata una fase già emozionante alla fine del primo round quando Soggi ha colpito con un gancio sinistro doppiato il suo avversario Paciullo e Paciullo aveva accusato il colpo, poi in apertura di secondo round questa conclusione inaspettata con i due pugili che in una fase ravvicinata si sono scontrati frontalmente con la testa e si sono entrambi feriti all'arcata sopraccigliare. Ecco, dice qualcosa Navarra. E questo è il guaio quando si incontrano due pugili dalle stesse caratteristiche. E purtroppo ecco, succedono questi guai qua che ci rimane male il pubblico. Però purtroppo oramai è fatta. Comunque il verdetto ufficiale è
no decision, quindi non contest, non c'è decisione perché entrambi i pugili allora, sono feriti. Allora annunciamo il verdetto ufficiale di questo verdetto italiano, consente per pertanto cioè, il verdetto ufficiale no contest per impossibilità di restare di continuare a combattere di confermarsi campione d'Italia dei pesi leggeri. E adesso pregherei naturalmente a questo punto lo muscio che aveva preparato mi pare sarà una un ricordo Soggia dovrà vedere di lanciare la sfida a Kuzma. Un attimo parliamo prima di parlare con Soggia, parliamo un attimo prima con Paciullo. Ah ecco prima Soggia, sì Soggia, allora è stato uno scontro del tutto fortuito a distanza ravvicinata, vi siete colpiti con la testa mi pare, no? Io penso che è stato un colpo non intenzionale, cioè forse eravamo tutti e due troppo tesi essendo più o meno dello stesso stile, cioè penso che nessuno dei due abbia questo risultato qua. Io speravo di fare un buon match, altrettanto penso Paciullo. Siamo saliti su lì per combattere, purtroppo è uno sport che ci sono anche degli imprevisti. Senta Soggia, lei adesso si dice lancerà presto la sfida a Kuzma, è vero? Cioè non sono io, il mio procuratore, certo, l'organizzatore certo. Spagnoli che cioè, hanno fiducia nelle mie qualità. Sapranno loro quando è il momento di incontrare qualche buon pugile, ecco. Benissimo, e Soggia, un match che comunque stava prendendo una piega che andava bene per lei, lei stava centrando bene con i ganci, soprattutto Paciullo, e abbiamo visto nel finale del primo round che Paciullo ha anche accusato un gancio sinistro che lei ha doppiato. Ma così a freddo le prime riprese non si può dire, cioè ovviamente per vedere un buon match bisognava che passassero ancora un 4-5 riprese in modo che tutti e due ci fossimo scaldati e avremmo forse capito quali sono i nostri spirali e allora forse veniva fuori un bel match, ma così all'inizio non si può dire. Va bene, grazie Soggia, presto Zoggia, il suo procuratore vuol dire qualcosa, brevemente.